Quindi, in questo caso, Matteo, perdonami se oggi mi sono un po' preso la scena, ma volevamo comunque approfittare di questo webinar per fare quello che tipicamente non c'è mai tempo, perché nei webinar si fa sempre, diciamo, un'attività più di ISIN, di strategie. Magari qualcuno si sarà annoiato, ma probabilmente questa è una qualcosa che tipicamente magari non si trova. Ti chiederei a questo punto, vuoi il controllo del monitor così vediamo un po' i prodotti e parliamo anche del tour? Ok, Allora, certamente sì, vediamo se e riesco. allora eccoti qua, ti assegno il controllo del monitor. Ok, dimmi pure se si vede Si vede? il mio schermo, il sito di BNP Paribas. Si vede. Ok, perfetto, perfetto. Allora, io già mi sono portato un pochettino avanti e già qua mi sono selezionato i prodotti che ci sono al momento sul VIX. Ora magari rifaccio tutto, quindi partiamo dalla home page del sito. Basta digitare VIX all'interno della barra di ricerca e cerchiamo il futures che ci interessa. In questo caso è il futures di ottobre. Troveremo che già sono, diciamo, indicati 5 prodotti, 3 sono long e 2 sono short. Ora andiamo a vedere, diciamo, da questa parte, ma possiamo anche andare dalla parte tra Turbo e Mini Futures, quindi tra tutti i prodotti se selezioniamo quelli che preferiamo. Al momento sono solamente 5, ce ne sono 3 long, che quindi, diciamo, ci permettono di prendere un'esposizione a rialzo sul VIX, e 2 short, quindi un'esposizione a ribasso, e che quindi possano seguire la strategia che ha indicato Pierpaolo. Un piccolo disclaimer che devo assolutamente fare è che il VIX ha, diciamo, la volatilità del VIX è abbastanza alta. Quindi, ancora più che per altre tipologie di prodotto, non andate a comprare dei prodotti con delle barriere molto vicine, con delle leve troppo elevate, perché ci vuole poco perché queste barriere vengano toccate, o viceversa, che insomma ci sia un ottimo rendimento. Ora ne vado a selezionare uno short, e ne ho preso uno assolutamente a caso. Questo prodotto qui ha una leva di 3,65 e si compra a circa 5,30 euro. Quali sono le caratteristiche importanti per chi non conosce benissimo i certificati a leva variabile con le barriere? Le caratteristiche principali le trovate direttamente qua in questa area del sito, che sono il livello di strike e il livello di knockout. In particolar modo partiamo dal livello di knockout. Il livello di knockout è quel livello che, una volta raggiunto dal sottostante, quindi in questo caso da circa 26 dovrebbe raggiungere circa 29, una volta che viene toccato questo livello, il prodotto muore. Non lo possiamo comprare e non lo possiamo vendere. Il livello di strike invece va a indicare, è una sorta di boa che va ad aiutarci a calcolare il prezzo di questo prodotto. Quindi, perché quello che voi vedete che vale 5,30 vale davvero 5,30 è dovuto al livello di strike. Quindi questo è uno dei motivi. Quali sono però le dinamiche che in generale vanno a incidere sul prezzo di un certificato mini? La prima dinamica è ovviamente il movimento del sottostante. Se il VIX sale e io ho comprato un prodotto short, il valore del prodotto tende a scendere. La seconda dinamica, che è importante, è il tasso di cambio. Ora, diciamo, l'euro-dollaro al momento ci rende i calcoli molto semplici, perché è circa attorno alla parità, ma il sottostante è denominato in dollari, il prodotto è denominato in euro. E quindi c'è un tasso che va applicato. A differenza che per altre tipologie di prodotto, qua, diciamo, l'impatto del tasso di cambio è relativamente contenuto, proprio perché, diciamo, la fonte di rischio principale è proprio quella del sottostante, un sottostante abbastanza volatile e un prodotto a leva, quindi quello è la parte più importante. La terza parte, invece, è data dall'inclinazione della curva. Ne abbiamo parlato all'inizio. Un mini short in occasione di una curva inclinata al rialzo avrà, chiamiamoli, dei rendimenti che sono a parità di condizioni positivi.
Viceversa, se avessimo comprato un mini long con l'inclinazione a rialzo, parte del nostro guadagno verrebbe mangiato dall'inclinazione della curva. Quindi queste sono le caratteristiche principali. Dove possono essere comprate? Se le vogliamo comprare, possono essere comprati da chiunque. Non bisogna aprire un conto corrente con BNL o un conto trading con BNL o con nessun'altra banca, perché sono prodotti che sono negoziati su borsa italiana, quindi chiunque abbia a disposizione un intermediario con un deposito titoli li può comprare in qualsiasi momento, li può vendere in qualsiasi momento e possono essere comprati e venduti dalle 9 del mattino, anzi dalle 9.05 del mattino fino alle 17.30 della sera. Quindi questa è la panoramica di questi prodotti. Non so se c'è una qualche domanda più specifica, non voglio dilungarmi No, troppo ed annoiarvi. c'è stato qualche apprezzamento e io per questo ho già ho ringraziato in privato, ma lo faccio anche in diretta per quanto abbiamo visto, perché è stato comunque ritenuto utile come argomento e quindi ripeto, grazie ancora per aver apprezzato. Era una sfida cercare di portare dei contenuti un po' differenti. E non ci sono domande, diciamo, sul funzionamento del prodotto, anche perché devo dire che forse le difficoltà sull'utilizzo dei turbo e dei mini short è tendenzialmente appunto nel capire il sottostante, in questo caso che sottostante è, quali sono le incognite dietro un contratto derivato, tipicamente un future, viceversa la formazione del prezzo è data da una sottrazione, come hai fatto vedere, quindi in realtà in questo caso è abbastanza semplice e sono tra l'altro molto d'accordo con te sull'aspetto legato alla scelta degli strike e quindi delle volatilità perché benché diciamo a volte possa sembrare bassa una leva di 3,65, una leva di 4,30, bisogna anche considerare che quando la volatilità poi si decomprime e parte, quella distanza che vediamo qui ad esempio di 15,11 punti del primo mini long, il che vuol dire che questo stoppa, cioè si estingue automaticamente nel momento in cui viene toccato il livello di 21,58. Ah, diciamo che al ribasso, quindi su un mini long, è un pochino più difficile, no? Che possa magari verificarsi una escursione di 15 punti, ma può capitare, no? Prendiamo la giornata, ecco, adesso di decompressione, indice S&P che fa più 7%. Ma anche meno basterebbe, e vediamo un VIX che scende di 15 punti, e quindi a questo punto abbiamo un turbo che si va ad azzerare. Ma invece è molto vero il contrario, cioè se noi abbiamo un mini short, e a quel punto, e lo abbiamo già visto nel grafico e lo rivediamo anche qui, cioè ci sono state delle giornate in cui il VIX è passato tranquillamente da 25 a 37. A 35, senza considerare appunto il caso estremo del marzo 2020, e lì se non hai un margine sufficiente dal livello di knockout, poi lo strumento ti si stoppa e tecnicamente si può anche azzerare. Una cosa che ritengo sia forse un po' superflua da ricordare è che comunque il vantaggio di operare con questi strumenti è che non è mai possibile perdere più del capitale investito. Credo che chi segue i nostri appuntamenti questa cosa la sappia perfettamente, però visto che si parla di future sottostanti, male non fa, perché viceversa se andassimo ad acquistare direttamente il future saremmo soggetti anche al rischio di margin call, cioè di dover integrare i margini e quindi di perdere più del capitale investito. Pierpaolo, scusa, ti interrompo giusto un attimo per una considerazione che per molti di voi sarà sicuramente banale, però quando il VIX passa da 26 a 30, ad esempio, che sono solamente 4 punti, se vogliamo, da questo punto di vista, la variazione percentuale è superiore al 15%. Quindi le barriere, se si guardano in termini percentuali, diventano immediatamente più vicine. Quindi diciamo, il fatto che il VIX sia di per sé una percentuale, la percentuale della percentuale esplode, Sì, insomma, è molto, sì, molto sensibile. sì. Hai assolutamente ragione. Infatti, per quello dico, bisogna giustamente hai fatto bene, insomma, a sottolineare di non per forza esporsi con un leva 7, 8, ma va bene anche un leva 3, 3,50, proprio perché le variazioni sono già di per sé molto importanti.